l'inchiesta che ha portato all'arresto di un parlamentare della Repubblica è l'inchiesta che segna l'ultimo capitolo di un'evoluzione criminale, l'evoluzione dell''Ndrangheta. Parliamo dell'inchiesta. Mamma Santissima. Mi sta lontano perché non lo rispettare a Giorgio, io non so più se la politica. È una certa. Quindi lui rappresenta, diciamo. Allora, faccia. Che ha? Bisogna tutti e nutri a tutti per rappresentare direttamente. Poi, nessuno analizza, l'utilizza tutti a lavoro, schiavi. Mi piglia l'una e l'altra, guarda e ci dice, ma che sta ho bisogno di questo lavoro. Allora andate in su così, lo dico tu fai più, se è più devo. Protagonisti di un progetto criminoso che è appunto finalizzato ad infiltrare la politica, ma la infiltra non acquisendo uomini dalla politica, ma formando uomini per la politica. Convinto che Santa Sera di Santista, questo appunto questa Santa Sera, nel silenzio della notte, sotto la luce delle stelle, nello splendore della luna, forma la Santa Catena. Però a nome delle bande nazionali della Marmora, con parola di uomo di unità, forma la Santa Società. Pietra persona, giuro di rinnegare tutto fino alla settima generazione di Valdeo, tutta la società criminale del regno oggi riconosciuta, per salvaguardare l'onore e la costa dei miei saggi fratelli. Mamma Santissima, la verità dell''Ndrangheta, ne parliamo con il procuratore generale di Ancona, Vincenzo Macrì, che è stato per diversi anni uno dei PM di punta della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, in quel pool, protagonista in quel pool, che portò alla maxi operazione Olimpia e ai maxi processi che hanno consentito di creare quella solida base sulle quali poi si sono sviluppate le indagini successive, quelle che delle quali sono stati protagonisti i magistrati delle procure guidate prima da Giuseppe Pignatone, adesso da Federico Cafiero De Rao. Grazie al procuratore Macrì per essere nei nostri studi, grazie per essere nei nostri studi ad Alessia Candito, che è l'inviata in Calabria di Repubblica, ma è anche una cronista del Corriere della Calabria, che ci sta deliziando, soprattutto, diciamo ormai da tempo, ma soprattutto negli ultimi giorni, con delle ricostruzioni molto attente, molto mirate, riguardanti il connubio, diciamo, storico tra le mafie e soprattutto questo progetto unitario. Di questo progetto unitario, sulla stregua delle dichiarazioni di alcuni pentiti storici, miranti ad impadronirsi con una cosa unica, non più Cosa Nostra, non più 'Ndrangheta, non più Camorra, ma cosa unica dell'intero paese. E grazie per essere ai nostri studi a padre Giovanni Ladiana, che è un gesuita e che è rappresentante dell'associazione Reggio Non Tace. Non vuole essere definito leader perché non si sente leader di questa associazione, d'altro canto però è una delle voci più autorevoli della società civile reggina, che in maniera spontanea ha deciso di schierarsi in maniera aperta dalla parte della magistratura e di coloro i quali hanno inteso ribellarsi contro il giogo mafioso. Procuratore Macrì, partiamo da lei. Abbiamo sentito il procuratore De Rao dire questa è una mafia, una cupola di invisibili che tenta di, non tenta, c'è riuscita, perché queste sono le emergenze processuali, così ha stabilito, ha deciso un pubblico ministero che ha fatto una richiesta, un GIP che l'ha accolta, un tribunale di riesame che ha rigettato le istanze delle difese. Ma rispetto al passato, quindi oggi con l'inchiesta Mamma Santissima,
come si sono evolute, come si è evoluta in particolare l'Andrangheta? L'Andrangheta, come tutte le altre mafie italiane, si è evoluta rapidamente a partire dagli anni 90. Però le fondamenta di questa indagine attuale affondano nel passato e soprattutto nell'operazione Olimpia, che è sicuramente stata la più grossa operazione di 'ndrangheta sull''ndrangheta mai fatta da una DDA calabrese. E ricordo a chi non ha, appunto, non ha l'esperienza degli anni passati che quell'operazione portò a processo oltre 280 imputati e si concluse con centinaia e centinaia di anni di reclusione, condanne per centinaia di anni di reclusione e ben 60 ergastoli. Tanto per fare un raffronto, il maxi processo di Palermo, che riguardava oltre 400 imputati, si concluse con 18 ergastoli. E poi da quella operazione Olimpia si diramarono altre operazioni, operazione Tirreno, Valanidi e tante altre ancora, ciascuna delle quali comportò la condanna a decine e decine di ergastoli. Solo l'operazione Tirreno portò alla condanna ad 80 ergastoli, 30 gli ergastoli dell'operazione Valanidi e così via. Queste sono le dimensioni dell'attività della DDA di quel tempo, sotto con la collaborazione molto intelligente e molto impegnata della DIA, tutti organismi che erano appena nati, perché sia la DIA che la DDA sono istituzioni nate nel 1992. Procuratore, leggo il capo di imputazione F18, sì? Del maxi processo, sì, Olimpia, sì. Per aver promosso, costituito e composto tra loro associandosi un organismo decisionale verticistico all'interno dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nuova, avente il compito di assumere le decisioni più importanti nell'ambito eccetera eccetera, di risolvere le controversie e di mantenere i rapporti con le altre organizzazioni criminali nazionali e internazionali, con la massoneria e le istituzioni. Questo è un procedimento penale che diciamo, risale alla fine degli anni 90. Possiamo dire che in parte non scopriamo grandi cose oggi, o forse abbiamo avuto memoria corta negli ultimi anni, e grazie al lavoro diciamo, condotto al magistrato dal dottore Lombardo e dagli altri investigatori si è riuscito, come dire, ad attingere a quelle solide radici per arrivare oggi ad assestare colpi più concreti. Allora, l'individuazione di Cosa Nuova nasce proprio con l'operazione Olimpia, sulla base delle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia. Quella fu una stagione molto felice di collaborazione da parte di personaggi che erano appartenuti all''ndrangheta degli anni passati. Ricordo fra tutti Giacomo Lauro, Filippo Barreca, Scopelliti e tanti altri. Fra i tanti ci fu Costa, proprio un 'ndranghetista che fu di grande aiuto, perché parlò molto della Santa e parlò di Cosa Nuova, della Costituzione di Cosa Nuova. E nell'ordinanza di rinvio a giudizio, nel decreto che dispose il giudizio, c'è la contestazione appunto al capo F18 di Cosa Nuova a carico di una quindicina di personaggi di vertice delle cosche mafiose del Reggino. Non fu seguita la condanna perché si ritenne che le prove fossero insufficienti per condannare in ordine a questa nuova struttura, però c'erano già gli elementi per capire che c'era già, si costituiva questa nuova struttura associativa che era soprattutto proiettata all'esterno, non era interna all''ndrangheta, ma era proiettata all'esterno sia per collegamenti con altre mafie nazionali, soprattutto con quella siciliana, sia con altri poteri occulti come massoneria, politica e servizi segreti. E questa è la novità di Olimpia, che oggi è stata ripresa dopo una lunga pausa, una troppo lunga pausa, e portata avanti con intelligenza e con impegno. E devo dire che i risultati oggi confermano quello che allora dissero i collaboratori e ci fanno capire che avevano detto tutto i collaboratori di allora. E i PM di oggi li hanno tutti reinterrogati, almeno quasi tutti, e hanno avuto conferme aggiornate di quello che loro avevano dichiarato.
E quindi anche le polemiche che allora ci furono nei confronti dei collaboratori di giustizia, che secondo alcuni erano addirittura strumentalizzati dai pubblici ministeri, erano tutte polemiche interessate, perché si temeva molto di quello che i collaboratori avrebbero potuto dire circa soprattutto i rapporti tra mafia e politica, mafia e istituzioni, direi ancora di più, mafia e istituzioni. Perché il concetto di istituzione è ancora e istituzione più vasto. Parlo di istituzioni statali, compresa quella giudiziaria, compresa allora, quella giudiziaria. Ecco. Alessia Candito, il concetto di lunga pausa espresso dal procuratore Macri è molto significativo. Un plauso ad un magistrato eccezionale che è Giuseppe Lombardo. Ma perché? Ovviamente vorrò sentire alla fine della puntata anche l'impressione del procuratore Macri, che è molto, sempre molto, molto sincero, però resta sempre, voglio dire, un magistrato, quindi è normale che ha dei, come dire, un self-control istituzionale che un giornalista magari può violare. Allora, perché questa lunga pausa? Io credo che questo bisognerà chiederlo prima o poi a tutta una serie di persone che stanno nelle istituzioni e che hanno oggettivamente operato perché passasse un altro concetto di 'ndrangheta. Una 'ndrangheta militare, tribale, che fa omicidi, che si limita al controllo del territorio, che se controlla le aziende lo fa per semplice reimpiego dei capitali. Noi qui, da Olimpia prima, da una serie di indagini siciliane poi, prima da Meta e oggi da Mamma Santissima, vediamo il vero volto dell''ndrangheta, che è sostanzialmente il potere. L''ndrangheta è potente non solo perché ha una straordinaria riserva di liquidità, non solo perché ha immensi capitali, ma perché quantomeno dagli anni 70, e questo ce lo ha spiegato Olimpia, quando ha tracciato il filo nero che lega il clan De Stefano ai progetti eversivi del golpe borghese, a Ordine Nuovo, alla Galassia Nera e soprattutto alla Galassia Nera finanziaria, che poi a Londra è diventata una gigantesca holding criminale finanziaria. E l''ndrangheta è contatti e relazioni e rapporti e favori e obblighi, ed è quelli che oggi scopriamo chiamarsi riservati, che sono uomini costruiti per un compito che può essere infettare un consiglio regionale, un consiglio comunale, il Parlamento, ma presumo, ma questo ce lo diranno le inchieste, tutte le avvisaglie ci sono, ma presumo la verità arriverà poi dalle inchieste del futuro, infettare anche il settore della finanza, dell'economia, dell'intelligence. Approfondiremo questo e altri aspetti, e in particolare l'impatto che queste indagini e quello che poi è stato anche riportato alle cronache hanno avuto sull'opinione pubblica e sulla coscienza civile, con Padre Giovanni Ladiana di Reggio Non Tace, ma subito dopo una breve pausa pubblicitaria. Doctor Sport, dal 29 agosto, dal lunedì a venerdì ore 19, solo sulla C, canale 19 del digitale terrestre.
Online, il nuovo sito web del parco commerciale L'Aquilone. Pensato per una navigazione semplice e dinamica, il sito permette agli utenti di conoscere nel dettaglio il parco commerciale, tutte le attività commerciali presenti all'interno e di rimanere sempre aggiornati sulle promozioni, news ed eventi. Visita www.inognicasa.it. L'Aquilone, in ogni casa. La C-Movie, tutti i giorni alle ore 24:30 solo sulla C, canale 19 del digitale terrestre. Fin dalle prime battute, gli investigatori avevano una certezza, quella che Antonio Scarfone conoscesse il suo assassino, ma forse nessuno si aspettava che fosse addirittura il fratello. Angelo Scarfone, di 52 anni, è stato fermato nelle scorse ore dai militari della compagnia di Gioia Tauro e dalla tenenza di Rosarno insieme al nipote 28enne Luigi Timpani. Sarebbero stati loro il 15 agosto scorso a tendere la trappola mortale alla vittima. Il maltempo, la fine della stagione calda, le condizioni del mare, nulla riesce a fermare il flusso di disperati che cercano rifugio sulle nostre coste, spinti dalla guerra, dalla miseria, dall'impossibilità di rimanere nei luoghi che hanno sempre conosciuto come casa. In 332 sono arrivati stamani al porto di Reggio Calabria, accolti dalla macchina dell'accoglienza coordinata dalla prefettura. A bordo della nave della Marina Militare Inglese Enterprise sono arrivati 209 uomini, 69 donne, ma soprattutto 54 minori, dei quali 53 non accompagnati. 48 nuovi medici assunti, 33 già in servizio stabilizzati, tecnici di laboratorio, infermieri, tecnici di radiologia, operatori sociosanitari. La direzione dell'azienda ospedaliera di Cosenza snocciola i numeri delle procedure concorsuali autorizzate ed espletate dopo un blocco delle assunzioni durato per oltre 10 anni. E l'area archeologica di Capocolonna, Crotone, il sito al momento più votato tra quelli calabresi nel censimento promosso dal FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa San Paolo, è finalizzato ad individuare i luoghi del cuore. Il problema della Calabria è che secondo la gente non è più possibile cambiare le cose. A dirlo è stato il procuratore aggiunto della DDA di Catanzaro, Giovanni Bombardieri, intervenendo all'incontro dibattito Legalità e Calabria, binomio possibile, una serie di interrogativi in un caldo pomeriggio estivo su una suggestiva terrazza sul mare di uno stabilimento balneare di Monte Paone. Dal 28 agosto ore 14:45 solo sulla C, canale 19 del digitale terrestre. Mamma Santissima, la verità dell''Ndrangheta, l'inchiesta di Reggio Calabria, gli sviluppi clamorosi hanno portato all'arresto, come noto ormai, del senatore Antonio Caridi. Ma com'è stata recepita dall'opinione pubblica
questa inchiesta. Quali sono stati gli effetti su una città stupenda, una città sudente, una città che ha descritto con delle parole veramente magnifiche qualche tempo fa su Famiglia Cristiana, padre Ladiana, dice: per capire Reggio Calabria, la città dove vivono i crocifissi di oggi, si deve salire in alto, mettersi alle spalle il mare, il corso, il Duomo di pietra, Candida, prendere una stradina di periferia stremata dalle buche e arrivare su una terrazza che guarda lo stretto e l'Etna. Vento, luce che gioca a scacchi sul mare e silenzio. È lì che puoi contemplare l'inferno e il paradiso in uno sguardo solo. Una splendida descrizione, padre. Perché credo che sia evidente per tutti. Quello che forse è meno evidente è che a furia di sottolineare sempre la bellezza di Reggio Calabria ci si è nascosti anche le schifezze di Reggio Calabria, no? Facendo finta che questa fosse una parte limitata della società, che quindi diverse volte ho detto è una finzione, perché se fosse vero che la stragrande maggioranza dei cittadini è gente per bene, a quest'ora avrebbero messo la faccia questa stragrande maggioranza di persone, e invece non l'hanno fatto, non lo fanno neanche adesso. Quando abbiamo fatto l'incontro quattro settimane fa, Peppe Lombardo disse: attenzione, facciamo in fretta, perché altrimenti diamo soltanto a loro il tempo di riorganizzarsi, e loro sono veloci. Di fatto nella società civile oggi, tranne battute di rito, persone che hanno scelto di interrompere delle relazioni, di dire apertamente che interrompono le relazioni, sono state pochissime. Non si tratta soltanto a volte di interrompere le relazioni o metterci la faccia, si tratta anche di essere operativi, di manifestarsi e di cercare di incidere sulla società civile. Da questo punto di vista un'espressione quale Reggio non tace rappresenta certamente una voce importante, ma ci pare di capire forse anche isolata. Sai, l'isolamento non fa male certe volte, no? Perché consente di... Detto da un gesuita sembra scontato, però magari... No, io sono convinto di una cosa che... Quando la dico, la gente pensa che un prete non dovrebbe dirlo, no? Abbiamo fatto male 20 anni fa a mettere da parte delle categorie che sembravano un po' scorrette, politicamente scorrette. La categoria di amico e nemico. Io credo invece che bisognerebbe ripristinarla, e lo dico da prete anche, no? Non soltanto da uomo. Perché nessuno può immaginare che siccome sei cristiano non devi avere nemici. Altra cosa è il modo con cui tu scegli di relazionarti con i nemici, ma questa è un'altra cosa. Prima di tutto devi dichiarare chi sono i tuoi nemici. E quando prima dicevo che mettere la faccia è già un passo, significa proprio questo per me. Qualcuno deve smetterla di fingere che non ci sono i nemici. Prima di tornare alle nostre ricostruzioni vorrei richiamare in causa il procuratore Macri. Tra l'altro il breve passaggio che vedremo adesso ricostruisce le dichiarazioni di Pantaleone Mancuso, alias Vetrinetta, classe 47, detenuto, defunto, diciamo morto durante la detenzione nel carcere di Tolmezzo, la cui importanza, l'importanza di queste parole fu colta proprio dallo stesso Macri in un saggio pubblicato su una testata online, credo sia il Corriere della Calabria se non sbaglio. Però ecco, prima di ascoltare questo passaggio vorrei che il procuratore ci spiegasse, ecco, il suo modo di vedere questa lunga pausa tra Olimpia e l'operazione Mamma Santissima, questa lunga pausa delle istituzioni preposte al contrasto della criminalità organizzata, che forse hanno, come dire, ignorato, se vogliamo, questa cupola di invisibili che ha infettato le istituzioni. Guardi, io nel 93 ho iniziato la mia attività alla Procura Nazionale Antimafia, che ha iniziato a operare proprio a gennaio.
E a maggio sono stato applicato dal procuratore nazionale Siclari alla DDA di Reggio proprio per partecipare alle indagini di Olimpia, che è ancora un'operazione che stava proprio per nascere. E ho iniziato subito a impegnarmi non sulla ricerca degli autori degli omicidi, ma sulla ricerca della storia dell''ndrangheta dal 70 in poi, per cercare di capire cosa era successo da allora, perché l''ndrangheta, diciamo, attuale, quella della Santa, nasce proprio nei primi anni 70, quando l''ndrangheta, attraverso la sua partecipazione alla rivolta per Reggio Capoluogo, entra necessariamente in rapporto con destra eversiva, massoneria e servizi, e lì fa il salto di qualità, lì cambia aspetto, lì diventa una cosa diversa dalla vecchia società di sgarro. Abbiamo sentito che nel giuramento della Santa occorre rinnegare la società di sgarro, e i personaggi di riferimento non sono più gli arcangeli, ma sono tre massoni, Garibaldi, Mazzini e la Marmora. Quindi è una nuova struttura di tipo paramassonico, alla quale aderiscono molti personaggi di vertice della mafia, dell''ndrangheta, collateralmente a quello che avveniva in Sicilia, perché anche in Sicilia c'è l'ingresso dei mafiosi, Bontade per primo e molti altri, nella massoneria. Questo segna una nuova fase, una nuova fase di intervento diretto anche nella strategia della tensione, e lì sia Cosa Nostra che 'ndrangheta si offrono come agenzie di servizi criminali ai progetti eversivi, stragisti e politici che c'erano in quegli anni. Io ho ricostruito appunto nel saggio 'ndrangheta e destra eversiva tutto questo iter di partecipazione. Pensiamo al delitto Occorsio, pensiamo addirittura anche al sequestro Moro a Piazza della Loggia. Ora aspettiamo di leggere la sentenza che è stata depositata da qualche giorno per capire di più. Ma c'è un lungo filo nero che attraversa gli anni 70 e i contatti con la banda della Magliana, e che ancora oggi persiste. Ancora oggi persiste, si è rinnovato certamente, ma i personaggi principali di allora sono quelli che oggi sono i principali protagonisti della fase. È molto importante quello che dice il procuratore, però non ha ancora spiegato perché c'è stata questa lunga pausa. La pausa, dunque, io ovviamente quelle indagini crearono delle forti opposizioni, forti resistenze a livello istituzionale. Si temeva che l'ondata delle dichiarazioni dei collaboratori investisse i settori della politica e delle istituzioni, e io personalmente venni fatto oggetto di attacchi pesantissimi. Adesso non voglio ricostruire perché sono vicende che non vanno trattate in questa sede. Fatto sta che io a gennaio 95 interruppi la mia applicazione a Reggio, e da allora devo dire ci fu una lunga pausa. Quelle cose che andavano sviluppate non lo furono, anche se io continuavo dalla Procura Nazionale a inviare contributi e elementi per ricostruire ancora meglio quello che era avvenuto in quegli anni passati. Devo dire che il primo a capire negli anni successivi, ma siamo già nel 2000, a capire l'importanza di riprendere le indagini passate fu proprio Giuseppe Lombardo, il quale, rileggendo Olimpia, capì che c'erano tante cose che erano rimaste incompiute e che dovevano essere riprese. Sono state riprese con Meta, con l'operazione Meta, che ha portato utili contributi, anche quella però rimase incompiuta, e poi adesso con le nuove operazioni Fata Morgana, Reagan, Alchemia, eccetera. E poi si arriva ad oggi. E quindi oggi abbiamo questo passo in avanti, un progetto investigativo molto impegnativo, molto ambizioso, e io mi auguro che insomma venga come proseguito con successo. Ricordiamoci che per esempio i due personaggi principali di questa nuova indagine, cioè l'avvocato Giorgio De Stefano e l'avvocato Paolo Romeo, furono tutti condannati per concorso esterno in associazione mafiosa. Le condanne sono state confermate in Cassazione, quindi sono divenute definitive, hanno espiato la pena. Per un pubblico ministero questo è, come dire,
un motivo non di soddisfazione, ma insomma di tranquillità, perché il lavoro che ha fatto è stato riconosciuto come un lavoro corretto e a me questo è più che sufficiente, non ho tratto alcun vantaggio da questo. Però voglio dire, quelle indagini furono confermate e divennero l'elemento per condanne definitive. Purtroppo però proprio questa lunga pausa consentì anche a questi personaggi di riprendere su nuove basi la loro attività e di ricostituire quella cupola che oggi invece ha assunto dimensioni notevoli, soprattutto negli anni 2000, perché questo avviene lungo tutti gli anni 2000. Questo riguarda ovviamente Paolo Romeo, riguarda Giorgio De Stefano, ma riguarda anche Amedeo Matacena. Ci arriveremo arriveremo presto alla nostra Alessia Candido, però adesso è il momento di ascoltare la voce di Pantaleone Mancuso, alias Vetrinette, un'intercettazione acquisita agli atti del procedimento purgatorio. Questo personaggio, noto alle cronache giudiziarie, condannato in via definitiva quale capopromotore della cosca Mancuso di Limbadi, è deceduto, ma questa stessa intercettazione è fondamentale per capire come si è evoluta l'Ndrangheta negli ultimi anni. Un'Ndrangheta che adesso, dice Mancuso, è sotto la massoneria. Un'Ndrangheta che si rigenera in una nuova veste, quella che conoscevamo, come spiegava nel contesto di un'altra inchiesta, l'ormai defunto boss Pantaleone Mancuso alias Vetrinette, resta solo delinquenza comune. La vera 'Ndrangheta oggi si nasconde sotto un cappuccio. Devo fare l'Ndrangheta con l'Ndrangheta che non esiste. A volte mi pare a Nicolta, a Rosalia, a Sanna. L'Ndrangheta fa parte della massoneria. È sotto della massoneria, però hanno le stesse regole, le stesse cose. Comunque c'è, ci vuole stare la massoneria e che in quattro storie che freghi della Ndrangheta. Si era indagato per anni, ma come emerge dalle intercettazioni tra altri uomini dell'onorata società, fino all'indagine Mamma Santissima, gli inquirenti non erano riusciti a toccare quel livello di vertice. E poi non so chi può essere il giornale. L'Ndrangheta è sotto la massoneria, dice Pantaleone Mancuso, a Reggio contano i segreti, emerge in quest'altro audio originale agli atti dell'inchiesta della Procura di Reggio Calabria. Padre Giovanni, che effetto fa ascoltare queste voci e queste parole? Ma, allora, io faccio una premessa, io non sono calabrese, no? Anche se c'è anche del sangue calabrese nella mia famiglia. Ma una delle cose che ho ritenuto non soltanto necessaria ma anche ovvia è stato provare a leggere quanto ho potuto e senza trascurare né breviario né Vangelo per chi pensa che io faccio soltanto questo. Ho pensato che dovevo informarmi, dovevo studiare e che se uno non studia può continuare a dire io che ne sapevo, ma quando tu studi e scopri che ci sono delle cose che si sanno da tempi immemorabili, allora questo, diciamo così, ti fa guardare tutti quelli che fanno finta di non sapere come, non dico dranghetisti, ma sicuramente gente che ci guadagna qualcosa. Io ho parlato apertamente anche con, diciamo così, come si dice, i responsabili dei settori produttivi, dicendo che o sono imbecilli perché non hanno visto quello che era chiaro, oppure sono dei bugiardi perché dicono di non aver visto, no? Allora il punto è qui, a me non fa nessun effetto
che adesso stanno tirando fuori queste cose. Perché c'è stata una persona che viene tutte le domeniche a messa da me, che mi ha detto: ma noi come facevamo a sapere? Ha detto: ma come? Il nome di Paolo Romeo lo faccio da mesi sull'altare. Che fai? Quando faccio le omelie, che fai? Dormi? No? E questo l'ho fatto non perché voglio fare il paladino, voglio fare, no, ma perché mi sembra inverosimile che si continui a far finta che. No? Allora, dico, le cose che stanno venendo fuori, certo non avevo prove e cose di questo genere, ma era evidente per chiunque, questa quando scrive, voglio dire, mica scrive pappette, no? E diciamo così, manco è gigantesca, dice, uno si mette paura, no, è piccolina. E, però le cose questa non le manda a dire, cioè dice, no, quell'altro mica sta dicendo pappette, no? Allora, siccome queste cose non le dicono da oggi, dopo, diciamo così, no? L'unica cosa che vorrei dire a proposito di quella domanda sul silenzio che è stato lungo, no? Quando abbiamo fatto l'incontro, io se vai a prenderti qualche pezzo forse gli fa piacere anche ai tuoi, perché abbiamo fatto un incontro nel cortile degli Ottimati con Stefano Musolino e Peppe Lombardo, con cui facciamo questi incontri da 3 anni, quindi tutti gli anni ci ritorniamo e pubblicamente, ma sono venuti anche la Tarzia, è venuto il procuratore De Rao, Paci, no? E la cosa che è stata chiesta a Peppe Lombardo è una domanda che torna, e che diceva senza dire, ma al tempo di Pignatone perché, no? Lombardo ha detto una cosa in maniera molto lapidaria. Noi sappiamo bene, sì, che Peppe Lombardo è stato voce critica anche all'interno della Procura, però ha detto, attenzione, ci sono delle cose che fino a quando non le puoi provare è meglio che non fai nessuna operazione, perché quando non le provi, alla fine, tu hai dato una patente di... Ecco. Hai legittimato l'operato di... o l'azione, l'atteggiamento di alcuni soggetti. Alessia, le parole di Leonardo Messina, collaboratore di giustizia, non sono parole che attingo dagli atti recenti, sono parole che attingo da un procedimento penale istruito dalla Procura di Palermo, Licio Gelli più altri, procedimento archiviato, credo sia uno dei procedimenti da cui hai attinto per le tue splendide inchieste negli ultimi tempi. Chiede il magistrato a Leonardo Messina che cos'è un massone. La risposta di Leonardo Messina è: massone è una parola che poi racchiude tantissimi tipi di persone. Cosa Nostra non può più rimanere succube dello Stato, sottostare alle sue leggi. Cosa Nostra si vuole impadronire ed avere il suo Stato. In sostanza, massone non è, diciamo, come lo guardiamo oggi, secondo Messina, c'è il grembiulino, il cappuccio, i guanti, non so che cos'altro, o un'iscrizione regolare, è qualcosa di molto più basso, un concetto molto più vasto. Ecco, la tua visione sulla scorta della lettura degli atti e della tua conoscenza enciclopedica, diciamo, della letteratura sul tema, ecco, ci può aiutare a definire il concetto di massone per come emerge, diciamo, in questa ultima trattazione, ultima fase storica? Assolutamente sì. Io credo che le parole di Messina si colgano pienamente se si contestualizzano nel primo momento, nella prima fase di utilizzazione. Il primo magistrato con cui Leonardo Messina ha parlato si chiamava Paolo Borsellino ed è stato ammazzato circa 2 mesi dopo che Messina aveva iniziato a parlare con lui. Secondo alcuni, Borsellino ha perso la vita proprio perché sotto traccia stava indagando su quella che oggi iniziamo a chiamare Cosa Unita o Cosa Unica. Leonardo Messina è ancora più netto, dice, si chiama Cosa Nostra e sono tutte le mafie, tutte le elite delle mafie che lavorano insieme, ma non da ora, da sempre. E lavorano insieme non solo 'Ndrangheta, Camorra e mafia siciliana, ma lavorano insieme alla massoneria. La massoneria in Italia e soprattutto nel sud Italia ha sempre voluto dire potere, professioni,
grandi famiglie nobiliari, uno storico massone era il marchese Zerbi, logista del golpe borghese, ordinovista, vicinissimo al principe nero Valerio Junio Borghese, vicinissimo e grande finanziatore di Stefano Delle Chiaie. Massoneria in Italia e nel sud Italia soprattutto ha sempre voluto dire andare a braccetto con i servizi deviati. Noi non possiamo ricostruire la storia di Reggio Calabria dimenticando di dire che Franco Freda, ideologo evoliano, testa del terrorismo nero in Italia, mente delle stragi, anche se non è mai stato condannato, nonostante la Cassazione in un altro processo abbia detto che è lui il vero responsabile. Bene, in villeggiatura peggio. Bene, in villeggiatura a Reggio Calabria. La latitanza di Franco Freda è stata gestita da Filippo Barreca per ordine dei De Stefano, mediata da Paolo Romeo. Paolo Romeo che accompagnò Freda a casa di Barreca. E questa è storia. In queste storie. Prego. Questo perché è un capitolo molto interessante, perché l'ho scoperto io questo, mi consenta. Lo sappiamo. Mi consenta questa citazione biografica, non so. Lo sappiamo. Perché in effetti i collaboratori l'avevano detto e io l'ho inserito nel documento Olimpia perché è un passaggio fondamentale. Franco Freda fu ospite di 3 famiglie mafiose durante la sua permanenza a Reggio. Prima quella dei Vernaci, sono cugini di Paolo De Stefano, poi di Filippo Barreca e poi di un certo Vadalà, Carmelo Vadalà, che poi venne ucciso. Da lì, con un documento fornito da Giacomo Lauro e intestato a Sacca Vernaci, va prima a Ventimiglia, dove è ospite di 2 dranghetisti, si chiama Palamara e Condoluci, tutti e 2 massoni. Da lì viene fatto esfiltrare in Francia, dalla Francia va in Costa Rica, dove poi viene arrestato pochi mesi dopo, perché Barreca fa il confidente con la polizia e rivela tutto. Mettono sotto controllo i telefoni di Benito Sembianza e di Paolo Romeo e scoprono tutto. E viene arrestato in Costa Rica, questa è la storia. Però mi piaceva anche tornare a quel concetto dei segreti. A Reggio ci sono i segreti, sottinteso, contano i servizi segreti. Ora, questo è un dato importante, perché si può pensare che anche i servizi... Io non credo ai servizi segreti deviati, tanto non esistono. Servizi sono credo, un organo però, statale, i servizi segreti che sono giocano servizi sporco. Segreti, punto. E noi parliamo massoneria deviata, servizi deviati, di fatto fanno il loro lavoro, sporco a volte, ma lo fanno. Allora, i servizi segreti non è che erano in contatto, perché è anche comprensibile in una logica istituzionale che i servizi segreti abbiano dei collegamenti anche per capire quello che avviene all'interno della sì. criminalità mafiosa. No, nel nostro caso hanno avuto un altro ruolo e lo si vede da Meta. Leggendo Meta si capisce che i servizi segreti orientano l'agire della criminalità mafiosa, dell''ndrangheta in particolare, orientano. Così come massoneria usa l''ndrangheta, i servizi usano l''ndrangheta. Questa è la cosa più grave. Questa è la cosa più grave. Tant'è vero che a un certo punto Zumbo dice quelli sono una cosa fetusa, non sapete cosa sono capaci di fare e di combinare. Perché sono loro che hanno le fila, tirano le fila dell''ndrangheta. E questo sarebbe molto interessante capire perché. C'è una spiegazione, abbiamo tutta la spiegazione di Gioia Tauro, l'ha detta bene Turano, incontrata Armacà, libro splendido perché dice molte cose realmente avvenute in forma di romanzo, ma chi è esperto, devo dire, io ho riconosciuto molti personaggi con il loro vero nome e cognome attraverso le indicazioni di quel libro, quindi questa è la realtà e questa è la logica, e lo dice anche Pantalone Mancuso quando dice ci sono cose internazionali che non tutti sanno. Queste logiche internazionali che richiedono la presenza di organizzazioni mafiose perché sono funzionali a disegni di tipo internazionale è veramente quello che bisognerebbe indagare e capire. E quanto poi ai fatti del 92, quando vengono costituite tutte quelle liste separatiste, paraseparatiste, non dimentichiamoci che in Italia se ne costituirono circa 70 e tutte, quasi tutte, ispirate da Licio Gelli. E quelle cose dette da Messina
dette in una commissione parlamentare antimafia, nel dicembre 92, ne parla davanti alla commissione parlamentare antimafia, allora presieduta da Violante, quindi in sede politica. Non solo non hanno avuto nessun seguito, diciamo, politico e giudiziario, ma addirittura hanno trovato una rispondenza, perché quello che lui diceva è avvenuto, quello che lui prefigurava è avvenuto, perché dopo... Tra milioni di documenti ha azzeccato il verbale di... Sì, tra quelle... perché subito dopo, nel giro di un anno, l'esperienza, diciamo, delle liste elettorali separatiste fu abbandonata, perché non realistica, e si preferì un'altra strada, quando fu trovato un nuovo interlocutore politico, la cui provenienza era fedelmente piduista, e che quindi realizzò molte di quelle cose di cui Messina parlava. Questo è da capire. E siamo agli albori, subito dopo Mani Pulite, agli albori della Seconda Repubblica, all'alba del berlusconismo. Eh certo, è proprio così. Sì? Dirà chiaramente che il progetto separatista verrà abbandonato con l'indicazione per tutti, come accantonato per il momento. Accantonato per il momento, con l'indicazione per tutti di votare Forza Italia. E questo è finito al centro di un'inchiesta poi archiviata per necessarie ulteriori investigazioni che sistemi criminali dell'allora procuratore aggiunto di Palermo, Roberto Scarpinato. E mi permetto di rubarti solo un minuto per dire una cosa. È chiaro che il ruolo dei servizi segreti, e bisogna capire se servizi segreti solo italiani, perché non è assolutamente detto che siano solo italiani, è spiegabile solo alla luce di un sovvertimento dell'ordine costituzionale. Non a caso l'Andrangheta dagli anni 70, le mafie dagli anni 70 sono state protagoniste di tutta una serie di tentativi di colpi di Stato diretti o indiretti, dolci, di velluto o col pugno di ferro. E c'è un passaggio dell'audizione di Leonardo Messina in Commissione parlamentare antimafia che è cristallino a questo punto di vista, perché Violante chiede: vogliono fare un colpo di Stato? Non ne hanno bisogno. Per arrivare al potere non hanno bisogno di un colpo di Stato. E questa è una dichiarazione di morte per uno Stato formalmente democratico e formalmente repubblicano. E questo avvenne il 4 dicembre del 1992, per la precisione. Allora, torniamo alle nostre ricostruzioni e proviamo a legare due spezzoni di quello che abbiamo realizzato nel corso di questa attività. La prima della nostra attività redazionale settimanale, la prima ricostruzione parte dal livello degli invisibili e prima ancora da un'altra dichiarazione del procuratore Federico Cafiero de Rao. Individua i soggetti che devono coprire determinati enti, la direzione di determinati enti, e finisce poi per poter controllare chi è posto al vertice attraverso altre persone che sono messe attorno, grazie alle quali comunque garantiranno il risultato. È l'ultimo stadio di un'evoluzione criminale, dopo la Santa. Figlia di un'idea di alcuni, tra i più blasonati clan dei Tre Mandamenti, arrivò la Mamma Santissima. Massoni, politici, nobili e notabili, una struttura direttiva occulta, sovraordinata rispetto alla provincia già sgominata, con la maxi operazione crimine, un altro livello, sin qui ignoto, segreto, riservato, spiega l'indagine coordinata dal PM della Procura Antimafia di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, un livello nel quale avrebbero operato i cosiddetti invisibili. Gente come Paolo Romeo, eminenza grigia della politica reggina, già parlamentare, già coinvolto nei procedimenti giudiziari istruiti grazie alla maxi inchiesta Olimpia del vecchio pool guidato da Salvo Buemi. Gente come l'avvocato Giorgio De Stefano, come l'ex funzionario Francesco Chirico, come l'ex assessore regionale Alberto Sarra. E ancora, come il parlamentare Antonio Caridi, per il quale prima la Commissione per le Immunità,
Gruppo in aula non hanno ritenuto sussistente il fumus persecutionis, votando per il suo arresto nei termini richiesti dalla direzione distrettuale antimafia Regina. Caridi, il senatore, strumento forgiato, lanciato, sostenuto e quindi piegato, sostengono gli inquirenti, al volere della componente più elitaria dell''Ndrangheta, l'organizzazione mafiosa ritenuta come la più pericolosa al mondo, ramificata su due livelli, uno visibile, l'altro appunto invisibile. La visibile e l'invisibile, capisci? Perché la visibile che non la risma si è invisibile, capisci? Apertamente è pulito, però effettivamente gli invisibili siamo giunti, dopo pensando solo a stare provinciale, non era per lui, capisci? Un potere enorme, un potere capace di mescolarsi a quello della politica, alle istituzioni, capace di creare un sistema gelatinoso, potremmo dire, mutuando espressioni ormai in voga delle cronache, nelle cronache giudiziarie, capace di pilotare il voto, gli elettori e gli eletti. Ecco un altro spezzone della nostra ricostruzione. Gli invisibili avrebbero gestito candidature, elezioni, elettori ed eletti e le indagini del ROS, già nel procedimento denominato Reale, che aveva portato all'arresto e alla condanna del boss Peppe Pelle alias Gambazza, avevano svelato le strategie per le elezioni regionali del 2010 e quindi per il Parlamento. Prendono sede e vanno già sereni con un consiglio regionale. La prossima volta poi la riprovinciamo, non c'è sede e si vanno là. La prossima volta, chi le sente, la prima chiedere i national di regionale se si portavano con il vino a Roma. Sì, vino a Roma. E chi non c'è sede, ho posto i chili. E in questa maniera si poteva venire avanti, non potevo ottenere una cosa. Da lì appunto guardo le spalle. L''Ndrangheta, in quel livello di vertice, decide sui politici, che spesso vengono colti in pellegrinaggio dal boss, stringendo patti corruttivi o comprando messe di voti. Se io non trovo una relazione di condizione, lo faccio una straordinaria, come si dice, affermazione elettorale, no? Perché io sicuramente mi metto in modo ultimo, non dico chi sia. Mi sa che non pigliano 9.000 di più, pigliano 300-400, ma non accetterà affatto, non accetterà. Diamo la lettura anche di un sms che diciamo, arriva alla nostra redazione tra insomma, i tanti messaggi. Questo ci sembra insomma significativo perché ci riporta un po' ad una concezione forse un po' inflazionata se vogliamo della mafia, però i nostri telespettatori continuano a sostenere questo. Le mafie si riconoscono subito, la collana d'oro spessa, la sigaretta gettata di scendere dalla macchina, anzi dal SUV magari non pagato, il ragazzino invece è quello che dice chi batte prima la palla a calcio è quello che pretende mezzo panino fregandolo al compagno. La moglie del mafioso si riconosce, gira sola sulla fuoriserie ed è piena di gioielli, non lavora, la mafia fagocita, la mafia ha i marmi pregiati sull'uscio, lascia la strada comunale con la fogna che perde, la mafia ha radici, la mafia è regresso. Diciamo che più che mafia, questa è mafiosità, che è un concetto insomma abbastanza diverso. Breve stacco pubblicitario, linea alle regie, poi torniamo in studio per approfondire i temi che sono stati oggetto della nostra ricostruzione. La nostra domenica. Dal 28 agosto ore 14.45 solo sulla C, canale 19 del Digitale Terrestre.
Alessia Candido, torniamo all'indagine reale e a quelle intercettazioni che hanno offerto riscontro a ciò che, se vogliamo, in fondo tanti, troppi sapevano, ma come si diceva prima, come diceva padre Giovanni da Diana, come sottolineava anche il procuratore Macri, se non ci sono i riscontri non puoi andare certamente a giudizio. L'indagine reale. Tornare a parlare dell'indagine reale vuol dire anche tornare un po' a parlare di quelle amnesie, curiose amnesie puntiformi di cui si parlava prima, no? Perché credo che forse le cimici piazzate da Ross a Casa di Pelle siano state un unicum pari solo a quella microscopia piazzata a casa di Mico Libri al confine obbligato a Prato, che ha permesso di scoprire la vera storia delle municipalizzate a Reggio in Calabria. E staccare quella microspia sotto elezioni è una cosa assolutissimamente insensata. È una cosa assolutissimamente insensata perché lì abbiamo tutti quelli che oggi iniziamo a conoscere come riservati, vedi Caridi in primis, che in Parlamento poi ha avuto anche il barbaro coraggio di andare a dire in giro che gli venivano contestate solo 5 o 6 assunzioni, ed era stato di fatto filmato con in atteggiamenti molto amichevoli di fronte a Casa Pelle con il boss Pelle. Abbiamo tutta una serie di riservati che sotto elezioni vanno a mendicare o a contrattare o a comprare dei voti. Io credo che l'indagine reale sia stata una grandissima occasione persa, non per quello che è stato acquisito e in larga parte non è stato neanche trascritto immediatamente, che è un'altra assurdità, ma per quello che avrebbe potuto essere, per quello che avrebbe potuto raccontare, e non ha raccontato perché sono state staccate le cimici, con una motivazione che io ho ascoltato in un dibattimento e sinceramente mi è sembrata abbastanza insensata, perché la motivazione ufficiale è tramite quelle cimici abbiamo saputo di un omicidio, quindi abbiamo deciso di toglierla. È una cosa assolutissimamente illogica, perché anzi al contrario, se tramite una cimice tu vieni a sapere di un omicidio, la lasci per capire dove lo fanno, quando lo fanno, perché lo fanno, non la togli, non ti leghi le mani da solo. Le mafie sono... Scusa Alessia, abbiamo una telefonata. Prima ancora, ecco, vorrei anche leggerti un messaggio, anzi due messaggi arrivano, tutti sono indirizzati a te. Quanto è legittimo il rifiuto del gran maestro, penso Bisi, sentito insomma in Commissione Antimafia, di dare gli elenchi appunto alla Commissione Antimafia, la prima domanda, poi sempre sulla massoneria, sempre rivolta ad Alessia, chiedo scusa, il cellulare fa le bizze, comunque parlare di massoneria in generale potrebbe essere fuorviante, le cose oscure sono pertinenti a frange deviate. Cosa dice la giornalista? Prima però la nostra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, buon pomeriggio. Sì, come si chiama e da dove chiama? Ah, io chiedo scusa, l'onorevole Mattiello, mi perdoni onorevole. Buon pomeriggio. Mi perdoni. Come va? Tutto bene, sto seguendo la vostra trasmissione. Grazie, grazie onorevole. Lei onorevole, questa è una telefonata, ovviamente abbiamo chiesto noi, insomma, all'onorevole Mattiello di poterlo intervistare nel corso di questa nostra diretta, perché l'onorevole Mattiello è uno di quelli che ha, benché sia nato a Torino, sia stato eletto insomma in Piemonte e componente della Commissione parlamentare antimafia, è molto attento a certe vicende ed è uno che ha la memoria lunga e chiedeva soprattutto ai colleghi politici parlamentari, mi raccomando, mentre decidete quello che c'è da fare insomma su Caridi, non vi dimenticate insomma di Matacena. Allora onorevole, perché ce l'ha con Matacena? Come si direbbe in quel film, niente di personale, però dobbiamo sforzarci tutti di far funzionare un po' meglio le istituzioni. Nella ordinanza del GIP che riguarda l'operazione di cui state parlando, di cui stiamo parlando, c'è un passaggio molto importante nel descrivere la forza dell'organizzazione criminale di stampo mafioso. Uno degli indicatori della forza, secondo il GIP che firma l'ordinanza sugli invisibili,
è la capacità dell'organizzazione di prolungare nel tempo le latitanze, la durata di una latitanza come indicatore della forza pervasiva dell'organizzazione criminale. Ecco perché il perdurare di questa latitanza nelle condizioni che voi tutti sapete è del tutto inaccettabile, perché se questa latitanza perdura nel tempo è soltanto per una responsabilità politica e istituzionale, perché investigatori e magistrati hanno fatto tutto quello che dovevano e potevano. Questa latitanza dura nel tempo per responsabilità politica e istituzionale. Onorevole, noi sappiamo benissimo da che parte sta, lei è stato per tanti anni insomma anche un attivista di Libera, quindi il suo profilo è assolutamente chiaro all'opinione pubblica, ma dal suo punto di vista il Parlamento quanto è inquinato? Il quanto dell'inquinamento si misura volta a volta da ciò che si potrebbe fare, da ciò che sarebbe logico fare e che invece non viene fatto o non viene fatto come si dovrebbe fare. In quel delta si misura, io credo fuor di retorica, quanto siano inquinate da interessi che nulla hanno a che fare con la democrazia le nostre istituzioni. Quando, per esempio, il Presidente del Senato, Grasso, inverte l'ordine del giorno in Senato l'ultimo giorno che c'era seduta, per essere certo di poter mettere in voto l'autorizzazione all'arresto del senatore Caridi, ecco, quell'episodio mi sembra un episodio significativo di come le istituzioni possano fare fino in fondo la propria parte quando hanno la responsabilità di farlo. Onorevole, noi le ringraziamo per questo suo intervento e confidiamo, appena sarà in Calabria, di averla insomma nostro ospite, e le ringraziamo per l'attenzione che manifesta, un'attenzione costruttiva e positiva verso la nostra regione. Grazie ancora. Grazie a voi e buon lavoro a tutti. Grazie all'onorevole Davide Mattiello, parlamentare del Partito Democratico, componente della Commissione parlamentare antimafia. Prima di arrivare alla massoneria e di tornare alla nostra Alessia Candido, vorrei che la regia lanciasse la quarta parte della nostra ricostruzione. Ecco come il livello, la cupola degli invisibili gestiva la politica, i seggi della politica e si assicurava di avere i propri uomini al posto giusto. Ecco la nostra ricostruzione. Gli inquirenti hanno monitorato tre lustri di gestione mafiosa della politica, gli stessi durante i quali, emerge dalle investigazioni, gli avvocati Paolo Romeo e Giorgio De Stefano avrebbero avuto un ruolo determinante per l'elezione di Giuseppe Scopeliti e Pietro Fuda, entrambi non indagati in questo procedimento come sindaco e presidente della provincia di Reggio Calabria. Le strategie degli invisibili avrebbero consentito da un lato l'ingresso di Alberto Sarra in consiglio regionale proprio al posto di Scopelliti e poi grazie all'elezione di Umberto Perilli all'Europarlamento l'approdo dello stesso Sarra nella giunta regionale. L'efficacia della direzione strategica occulta operata da De Stefano e Romeo sarebbe dimostrata anche dalla dirompente ascesa dal Comune al Senato della Repubblica passando per la Regione di Antonio Caridi. Cari colleghi, prendo la parola in questa sede non solo per difendere la mia libertà, la storia della mia vita, la mia dignità e quella della mia famiglia, ma anche per difendere il mio ruolo di parlamentare, di rappresentante del popolo nel momento in cui un'accusa, tanto sconvolgente quanto per me profondamente ingiusta, ha sconquassato la mia vita e quella dei miei cari. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato approva. Voti favorevoli 154, contrari 110, astenuti 12. Questa era una cupola che avrebbe gestito gli uomini suoi al comune, alla provincia, piuttosto che alla regione, piuttosto che in Parlamento. Ma se noi ascoltiamo attentamente questa ulteriore parte di questo nostro ampio servizio, potremmo capire come sarebbe stata capace di inquinare, avrebbe avuto come dire, anche la volontà di inquinare perfino le elezioni di un semplice condominio. Ecco, questo è come ha funzionato la fase congressuale del Popolo delle Libertà a Reggio Calabria. 50 secondi.
Gli invisibili erano in grado di muoversi nell'ombra e, scrivono i carabinieri del ROS, sarebbero stati anche capaci di alterare i risultati delle elezioni delle rappresentanze provinciali e grandi città del Popolo della Libertà, tenutesi a Reggio Calabria nel febbraio 2012. Ciò sia attraverso la premeditata compilazione di schede elettorali a favore dei candidati prescelti, sia alterando i verbali di elezione. Scusami. Ne va dare i preferenzi, dice una lista in base all'accordo che io ho fatto, no? E ora sostengono i preferenzi. C'è gente che pigliava più preferenze ma non fu eletto. Alessia, brevemente rispondiamo a questo telespettatore che continua ad inondarti, di domande sulla massoneria. Bisi può legalmente può rifiutarsi di dare gli elenchi, socialmente è una cosa scandalosa. Io credo che se qualcuno ha necessità di trincerarsi dietro la privacy per occultare la propria partecipazione ad un'associazione, allora magari quell'associazione, quel gruppo, quel club service, eccetera, eccetera, fa cose magari non del tutto lecite. Personalmente io non ritengo che la massoneria sia un valore aggiunto in un paese democratico, anzi, al contrario, non vedo la logica, la ragione per cui in un paese democratico, in uno Stato civile, ci debba essere una rete di più o meno segreta, più o meno riservata, più o meno potente di persone che sono legate da vincoli preferenziali rispetto a tutti gli altri comuni cittadini, vincoli che poi vanno a ingerire nelle procedure di concorsuali pubbliche, nella scelta privata, e questo riguarda pratiche criminali, pratiche ndranghetiste, pratiche non prettamente mafiose. E questo è un discorso generale. Per quanto riguarda i rapporti fra massoneria e mafie, è complicato dire c'è una massoneria buona e una massoneria cattiva, perché fino ad oggi, ad esempio, Mamma Santissima ci ha raccontato l'infiltrazione all'interno del GOI e c'è un gran maestro, quindi non esattamente l'ultimo degli iscritti alla massoneria, l'ultimo grembiule, ma il capo del GOI, che dice attenzione, qui c'è un livello di contaminazione tale che io non sono in grado più di gestire questa organizzazione. Fermiamoci qui, Alessia. Vorrei, chiedo alla regia di tornare un attimo indietro rispetto alla scaletta che avevamo preordinato e di andare a questo brevissimo stralcio. È una vecchia intervista a Salvo Boemi, che lavorò insomma a Reggio Calabria nella fase della quale è stato protagonista come applicato della DNA a Reggio, appunto il procuratore Macri. Boemi che spiega come hanno contribuito i pentiti della seconda, diciamo, ondata del pentitismo, poi confluita insomma negli atti del processo Olimpia, a capire la connessione tra 'ndrangheta e massoneria. Sono 50 secondi, chiedo alla regia se siamo... sì, la regia mi dice che il servizio... Ok, questo è Salvo Boemi. E diciamo i contatti tra la massoneria e la mafia, che ci furono e furono importanti, che determinarono anche la santa, vengono fuori con il secondo pentitismo, che è molto, diciamo, è molto più attuale ed è molto anche, diciamo, per quanto riguarda noi ci spiega tante cose, però non è, soprattutto non è, fu un fenomeno soltanto calabrese, fu un fenomeno che si articolò sia in Sicilia che in Calabria, perché Bontade era entrato in massoneria, perché Calderone denuncia questa situazione a Falcone molto tempo prima di quanto la denunci da noi. Calderone parla di mafia e massoneria in Sicilia quando vive Giovanni. Noi sappiamo cosa era accaduto qui in Calabria, addirittura il secondo giuramento dei 33 santisti che sono pure massoni, lo apprendiamo invece con Lauro soprattutto. Che anno era questo? 93-94, quando loro ci spiegano praticamente che i capi erano massoni, soprattutto sulla Ionica, massoni naturalmente anche non iscritti nelle logge pubbliche, ma in quelle addirittura... E se voi vedete quello che c'è sulla Ionica di logge massoniche riservate, vi mettete le mani nei capelli.
Procuratore, ci mettiamo le mani nei capelli pensando no, alla Ionica. Direi che forse se ci sono elementi per ritenere infiltrazioni mafiose nelle logge, la magistratura può, contrariamente alla Commissione Antimafia, richiedere autoritativamente gli elenchi degli iscritti alle logge, almeno di alcune logge calabresi nelle quali possono essere tuttora presenti personaggi mafiosi. Non dimentichiamo che proprio il GOI ha dovuto sciogliere alcune logge della Ionica, quella di Brancaleone, quella di Geraci e qualche altra, proprio per presenze mafiose, e che a Trapani si indaga sulla copertura data dalla massoneria del GOI alla latitanza di Matteo Messina Denaro, altro personaggio che viene tenuto latitante. Non è che è latitante perché è bravo a sfuggire alle ricerche. In che senso viene tenuto? Che è tenuto latitante come è stato tenuto per molti anni Bernardo Provenzano. Perché di questo si tratta. Bernardo Provenzano è rimasto latitante, perché doveva ancora rimanere latitante e doveva completare il suo lavoro. Una volta completato, quando poi anche le sue energie scemavano, e allora si è deciso che doveva essere catturato e è stato catturato. Io su questa vicenda di Provenzano sono in qualche modo testimone diretto, perché ci fu quella fase di, se vogliamo chiamarla trattativa, fra un emissario di Provenzano e il procuratore nazionale antimafia Pierluigi Vigna circa una possibile ipotetica consegna spontanea di Bernardo Provenzano, e io e il collega Cisterna eravamo stati incaricati dal procuratore Vigna di seguire con lui tutta questa vicenda. E quindi so che dopo alcuni mesi poi Bernardo Provenzano venne arrestato in Sicilia con le modalità che sappiamo, e quindi è logico ritenere che era giunto il momento in cui doveva essere arrestato. Ergo, per una lunga fase, settori delle istituzioni avrebbero consentito a Provenzano di continuare ad essere egli stesso in villeggiatura a casa sua. Sì, non solo a casa sua, anche in Italia. Anche a curarsi a Marsiglia. Anche nel resto d'Italia. E non solo d'Italia. Padre Giovanni, noi abbiamo raccontato poc'anzi alcuni aspetti anche della vita politica reggina, ma a volte anche la vicenda di Forza Italia, congressuale di Forza Italia, una vicenda banale se vogliamo. Si ha il controllo di tutto, non importa, diceva l'intercettato, quante preferenze ha avuto quello, ne ha prese di più, ma non verrà eletto, contiamo noi. Eppure Reggio è una realtà magnifica, una realtà splendida, nella quale sono però questi i padroni. Lei crede, sulla scorta di ciò che ha detto in premessa, che prima o poi si smuoveranno le coscienze per sovvertire questo stato di cose? C'è una cosa che prima Vincenzo ha detto che io condivido pienamente, e che è una di quelle cose che ogni tanto tornano a galla nella nostra storia di capelli bianchi, sono arrivate per tante cose. Si continua a parlare di servizi segreti deviati, massonerie deviate, tutte queste deviazioni che sono servite nella storia a buttare tutto in fumo, no? I deviati, no? Invece lui prima ha detto una cosa che condivido pienamente: non è una parte deviata delle istituzioni quella che gestisce e tiene questa città così. Ho girato diverse città importanti in Italia, anche importanti dal punto di vista criminale, ho lavorato per anni a Napoli, per anni a Catania, anche a Firenze, non ho mai constatato un numero così alto di personaggi dei servizi segreti quanto a Reggio Calabria, ma proprio alto, e ce n'è da tutte le parti. Allora io credo che il motivo per cui c'è tanta presenza di servizi segreti a Reggio è perché Reggio, adesso la sparo proprio grossa, no? Reggio è determinante in Italia. Reggio conta molto di più di tante altre città, anche delle città importanti, perché il potere che c'è qui a Reggio non ce l'ha nessuno. Il potere è prima di tutto economico, io sono della vecchia scuola,
che guarda la struttura e poi la sovrastruttura, no? E c'è poco da fare. Se non ci fosse il denaro riciclato dell''Ndrangheta, il nostro paese starebbe peggio della Grecia. Questo prima o poi qualcuno lo deve dire anche apertamente. E a nessuno conviene. Cioè, che dice, è un'economia la nostra che si regge. L'economia che si decide a Reggio, non che c'è a Reggio, che si decide a Reggio. È drammatico che determina l'economia del paese. E noi dobbiamo, qualche volta, qualcuno lo deve dire chiaramente. Perché se questi possono riciclare 40 miliardi di euro all'anno, 40 miliardi di euro sono due vecchie finanziarie, noi senza quei 40 miliardi di euro già staremmo peggio della Grecia. Allora io credo che è questo ciò che si deve spezzare, l'omertà che si deve spezzare, e si può spezzare soltanto se decidiamo di riassumerci, no, il nostro potere di popolo democratico. E questo ormai sembra un discorso per vecchie persone con i capelli bianchi, però è così. Non so se ti ricordi quando ci avete coinvolti come Reggio Non Tace, che è movimento e non associazione. Imparatelo, perché i movimenti non possono prendere finanziamenti e non possono chiedere finanziamenti e non possono ricevere finanziamenti. Che orecchie. In sostanza, voi non beccate un centesimo per noi. Abbiamo fatto la scelta della assoluta gratuità, e questo ci consente una libertà che chissà se altri hanno. Allora, quando l'altra volta ci avete fatto il collegamento da Reggio, c'era qui in studio l'assessore Muraca. Muraca, sì. E se ti ricordi tutti gli interventi con un'ostinazione di chi ce l'ho più dura dei calabresi la testa, ho detto il vero cambiamento in questa città avverrà solo se noi ci riprendiamo la città, e l'unico strumento che abbiamo per riprenderci la città è costringere l'amministrazione comunale a ascoltare i cittadini e non Paolo Romeo dentro alle segrete stanze. Ti ricordi l'impegno che si era preso quell'assessore? Sì, che vi sareste visti a breve, avreste... Che entro la fine di aprile, poi hanno detto no entro la fine di maggio, poi hanno detto no entro la fine di giugno, è finita l'estate. Poi entro la fine di luglio. Beh, adesso la questione è questa, che un sindaco fa veramente il cambiamento quando sceglie di essere sindaco di tutta la città. Ti ricordi la battuta che mi fece Muraca? Sì, disse, sì. Anche io ascolto la città, ho 1200 elettori. No, caro, perché tu sei assessore della città, non sei rappresentante dei 1200 cittadini. Allora, questo è il vero cambiamento. Da una parte la società civile deve riprendersi il diritto di parola, dall'altra parte l'amministrazione deve dimostrare, prima per non dire fesserie ho chiesto a Alessia mentre venivamo, ricordo male o c'è soltanto un'amministratrice della città che non ha voluto sottoscrivere il protocollo con quei signori? Una. Adesso andiamo cerchiamo di capire un altro aspetto. Dove può arrivare questo, definiamolo, nuovo corso intrapreso alla Procura di Reggio Calabria, e qual è la svolta che può assumere questa indagine, l'indagine Mamma Santissima? Prego. A proposito dei servizi segreti, quello che diceva Vincenzo prima, De Rao, sì? Quando è venuto lì nel cortile, ha detto una cosa proprio che più chiara di così non la poteva dire. Adesso siamo arrivati a questi livelli, ma non è il livello a cui dobbiamo arrivare. Arriveremo a quel livello quando cominceremo a mettere in galera gente dei servizi segreti e gente delle istituzioni, non ha detto della politica. E aspettiamo che ciò avvenga, ovviamente sulla scorta di elementi indiziari pregnanti che possano resistere al vaglio dei giudici. Ma non l'avrebbe mai detto quelle parole se...
Allora, dicevamo, quali saranno, quali possono essere gli sviluppi? Una cosa è certa, è che Sarra, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, Alberto Sarra, insomma uno degli indagati eccellenti, finito in carcere in seguito all'esecuzione delle ordinanze cautelari di questa indagine, ha detto le cose molto interessanti. Non è un collaboratore di giustizia Sarra, sottolineiamolo, però delle cose le ha dette. E queste possono essere, se vogliamo, anche combinate con alcune interessanti intercettazioni agli atti di questa inchiesta. Ascoltiamone una. L'inchiesta del PM Lombardo attende sviluppi proprio sul fronte politico. Nell'interrogatorio di garanzia, come nell'ambito delle intercettazioni agli atti dell'inchiesta, lo stesso Sarr ha chiamato in causa anche l'ex governatore Scopelliti. Io sono sono sempre così. Io me per te mi prendo le bastonate. Vabbè, faccio alla gente per te è sempre vabbè, come sono resto io con le cicatrici dammi, e tu fai il grande. Il magistrato che ha scritto parte della storia giudiziaria regina, dal punto di vista inquirente, è la giornalista che sta raccontando queste vicende nel corso, diciamo, degli ultimi anni. Procuratore, a Sarra le cicatrici e a Scopelliti la gloria. Ma guardi, non voglio entrare in questo tipo di valutazione. Credo che quello che posso dire, che ritengo sulla base di quello che ho letto, che questa indagine andrà avanti, poi quali saranno gli sviluppi non sta a me dirlo senza fondamenti concreti. Quindi io non conosco gli atti del processo. No, io non voglio fare valutazioni di questo genere. È un discorso quindi sociologico quello che sto cercando, non tecnico, non giuridico. Dall'esterno, lei nel corso degli ultimi anni ha vissuto, insomma, lontano dalla nostra terra, è procuratore generale di Ancona. Come ha vissuto le vicende politiche che hanno caratterizzato la nostra regione, che ha avuto un tracollo totale, la qualità della vita e quant'altro? Guardi, quello che io osservo tutte le volte che rientro a Reggio è che la città si sta progressivamente distruggendo. La città di Reggio oggi è una città distrutta proprio da questo malaffare politico, mafioso, massonico. Questa concentrazione di intelligenze criminali ha prodotto soltanto la distruzione della città, che in questo momento sta toccando uno dei livelli più bassi della sua storia. Stava risorgendo in qualche modo negli anni 90, sulla scorta delle indagini prima di Mani Pulite, poi di Olimpia, sembrava che ci fossero segni di ripresa con il primo sindaco Falcomatà, con Italo Falcomatà, mio compagno di scuola, mio coetaneo. Poi è subentrata invece tutto un altro indirizzo politico e tutte le vicende che oggi sono all'attenzione della Procura della Repubblica. La città di fatto è una città distrutta, i negozi sono chiusi, gli stabilimenti balneari sono quasi tutti chiusi, la città sembra terremotata e questo è il risultato del malaffare. Produce molti soldi, ma non certamente una situazione di benessere. E quindi i cittadini devono capire che oggi non devono prendersela con i magistrati che fanno il loro dovere, ma con chi ha portato la città a questo bassissimo livello. Reggio era chiamata negli anni 50 e 60 la città bella e gentile, perché io ci ho vissuto in quegli anni ed era veramente una città vivibilissima, veramente godibile. E poi dopo la rivolta, con la rivolta Reggio ha avuto un altro corso, è iniziata la sua distruzione, perché la mafia è entrata in città, ha cominciato a occupare le istituzioni, ha cominciato a alitare col suo alito mortale pestifero sulla città e da allora di fatto non si è più ripresa. Quanto poi al discorso che faceva circa l'economia criminale, io ricordo che Antonio Costa, che è un politico italiano che per anni ha presieduto l'UNODOC di Vienna, cioè l'agenzia contro il crimine organizzato e contro il traffico di droga, ha detto nel 2009 che l'Italia, le banche italiane avevano retto molto meglio di altre la crisi del 2008 proprio grazie alla liquidità assicurata dai proventi della droga. L'ha detto lui. E oggi l'economia italiana è in parte l'economia del riciclaggio mafioso
ed è un'economia che si espande sempre di più, perché se non si chiude quel rubinetto dei traffici di cocaina, dove l'Andrangheta è l'organizzazione egemone per quanto riguarda il passaggio della cocaina dal continente sudamericano all'Europa, e addirittura anche per quanto riguarda il passaggio negli Stati Uniti d'America, che sono il paese maggiore consumatore di cocaina del mondo, noi non avremo nessuna speranza di uscire da questo tunnel, perché la nostra economia sarà condizionata sempre, sarà consegnata alle mafie, e anche la politica, che è poi espressione delle lobby economiche, sarà una politica inquinata dall'economia criminale. Sono concetti questi che hai espresso anche nel corso di un incontro pubblico a Bruxelles, credo. Sì. Se si può, chiunque, insomma, è molto molto interessante, una bella lezione sul tema dell'economia illegale che si basa sul traffico di cocaina, si può tranquillamente seguire su YouTube, basta semplicemente digitare il nome del dottore Macri. Prima di tornare ad Alessia e a padre Giovanni Ladiana, però, l'ultima parte di questo nostro ricostruzione, questo nostro ampio servizio che ci serve a spiegare il ruolo assunto da Antonio Caridi in questa vicenda. Si è difeso politicamente davanti al Parlamento, tecnicamente dinanzi al riesame, ma ha preferito fare scena muta davanti al giudice per le indagini preliminari, Antonio Caridi, passato da Palazzo Madama a Re Bibbia. L'eloquente espressione, lo stesso Caridi, spiegano gli inquirenti, del politico creato e sostenuto dall'Andrangheta. È tutto Caridi, adesso questo punto, dopo che ci sono i tagani che portano a io. Capisci? I tagani. Adesso mi giurava di sì, vuoi a Caridi. Il problema è che non è che sto lì da dare un elemento o meno. C'è una non mi è gradito, perché nel nostro punto è andato a dire io, certo, che dovrà fare, perché è una immagine, deve essere rappresentata in una vera, cioè una cosa fatta un po' di strada. E allora dura, se no la verranno votato, ma adesso non c'è un lavoro zitto, ma vuole un lavoro politico, sì, certo, c'è che 5% consigliere molto fatto. Sarebbe stato Caridi tra i principali interlocutori di Paolo Romeo, sarebbe stato il principale referente dell'Andrangheta in Parlamento, ma si sarebbe anche dedicato a compiti più semplici, come l'assunzione di persone gradite alla malavita nelle società miste. E sempre Caridi si sarebbe messo a disposizione per assicurare vantaggi patrimoniali agli imprenditori di riferimento dei clan. Potere, soldi, il controllo in ogni settore della vita pubblica, politica, imprenditoriale. Ecco l'Andrangheta degli invisibili in una regione che continua a morire. Il tempo è tiranno, siamo veramente agli sgoccioli, abbiamo pochi secondi ciascuno, insomma, per le battute conclusive. Partiamo da Alessia Candido, il modello Reggio. Non un naufragio, ma un inganno. Un pericolosissimo inganno tossico di cui i reggini pagano ancora i conti, specchio di un modello che rischia di essere nazionale, perché se è vero che le mafie hanno la maggiore riserva di liquidità in Italia ed è se è vero, come è vero, che condizionano l'economia, allora dobbiamo chiederci se dietro i grandi eventi, le grandi manifestazioni spot, i grandi progetti e non la scelta della manutenzione e dello sviluppo, non ci sia magari
esattamente un modello Reggio amplificato su scala nazionale. Proprio per questo rubo solo due secondi per dire che il discorso sull'economia va fatto però con attenzione, perché è vero che oggi, se non ci fossero i soldi delle mafie in Italia, saremmo al pari della Grecia, ma è vero anche che se non ci fossero mai stati, magari l'Italia sarebbe un paese che in grado di svilupparsi. L'economia mafiosa pregiudica, annulla, distrugge un'economia alternativa. Sul modello Reggio, letture raccomandate, il caso Fallara di Giuseppe Baldessarre e Gianluca Ursini, a prescindere dal modello Reggio, leggete Chi comanda Milano di Alessia Canito, un libro stupendo. Padre Giovanni, 10 secondi per lanciare un messaggio ai cittadini che continuano a rimanere in silenzio, soprattutto ai regimi. Allora, credo che bisogna partecipare a tutte quelle occasioni, e la prima, noi abbiamo presentato le firme necessarie per chiedere l'assemblea cittadina, questa volta chiesta dal popolo e non decisa dai vertici, per cui parlerà chi vuole parlare e non chi è stato designato. Bene, l'altra volta quando abbiamo fatto l'assemblea cittadina, la prima volta eravamo 1200. Forse per la situazione che stiamo vivendo sarebbe una cosa buona se diventassimo tanti di più da non poter stare nemmeno nella sala del CEDIR. E speriamo che sia così. Procuratore, c'è speranza? Ma guardi, io sono per natura ottimista. Poco ottimista. E sono dell'idea che molto spesso l'ottimismo è figlio della disinformazione. E quindi vedo sempre con molto interesse queste indagini, ma vedo anche nello stesso tempo molta disattenzione da parte della politica sul problema della mafia in Italia. C'è molta superficialità, molte idee vecchie, non c'è una vera attenzione verso le nuove mafie, il nuovo modo di essere delle mafie in Italia. Ho detto che la battaglia contro le mafie in Italia si vince o si perde in Lombardia, e lì si sta perdendo. Io nel 92, in un'intervista resa all'Avvenire d'Italia, dissi che non era più Reggio la capitale dell''Ndrangheta, ma Milano. Ed è effettivamente così. Anche questa inchiesta ci sta dimostrando che le grandi decisioni vennero assunte a Milano, fra cui il passaggio di consegna del traffico di droga da Cosa Nostra all''Ndrangheta all'inizio degli anni 90. Quella è la grande svolta. È la grande svolta. E l''Ndrangheta assicurò la continuità delle mafie in Italia dopo che Cosa Nostra ha ricevuto i duri colpi della repressione a seguito delle stragi. E l''Ndrangheta ha assicurato il percorso delle mafie in Italia senza alcuna soluzione di continuità. Procuratore, le strappo una promessa: appena tornerà in Calabria, la prossima volta tornerà a farci visita, perché questo è un fronte che dobbiamo assolutamente aprire per informare, per consentire ai calabresi, insomma, di conoscere, di sapere e di decidere se essere ottimisti o pessimisti, in piena consapevolezza. Grazie al procuratore Vincenzo Macri, grazie ad Alessia Candito, grazie a padre Giovanni Ladiana e a tutti gli amici di Reggio Non Tace, questa è casa vostra, e grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Appuntamento a domani, stessa ora, 14:30, questa sera ovviamente la replica odierna alle 21. Grazie ancora, arrivederci.